Sabato, 10 febbraio, a Torre del Greco nella Casa del Popolo, si è tenuto un dibattito, di discussione e approfondimento, promosso sul precariato marittimo, dove, a Torre del Greco, è molto sentito. Per l'occasione, era presente il comandante Raimondo Dare, candidato al Senato, Sergio Ponticelli del sindacato USB del settore mare, Teodoro Scardamaglio candidato alla Camera, e Marcella Raiola per i precari della scuola. Come moderatore c'era Antimo Caro Esposito. Prestiti bancari. Ad aprire il dibattito, dopo l'introduzione del moderatore Esposito, è stato Sergio Ponticelli, referente del sindacato USB, dove ha cercato di spiegare che cosa significa essere marittimo e quante difficoltà stanno incontrando nel loro lavoro e nella loro continua precarietà. Noi come USB settore mare abbiamo accettato questo invito con molto piacere, anche perché riteniamo che il potere al popolo è una realtà che guarda sicuramente ai lavoratori, magari ai vecchi SDL che hanno battagliato, hanno fatto sciopero della fame, sono incatenati sulle pitte e ce ne sono alcuni qua, Michele, Ignazio, per che cosa? Per lottare per il CRM, per la continuità del rapporto di lavoro. La continuità del rapporto di lavoro oggi, in questo momento, diciamo che è un po' una chimera, molte aziende si fermano soltanto al turno particolare, che il turno particolare non è altro che un precariato. In effetti la tua prestazione lavorativa viene legata non più all'azienda, ma viene legata alla mano. Quindi una volta che il contratto di lavoro si è sciolto, che tu sparti dalla NAV, automaticamente tu non c'hai più il legame con l'azienda, fra virgolette, e quindi vieni liquidato di tutte le tue emolumenti. In più c'è il precariato super, ovvero il turno particolare di riserva. Il turno particolare di riserva al quale marito viene garantito soltanto tot periodi di lavoro all'anno in periodi particolari, quali in alta stagione, che sia da Pasqua a settembre e un po' a Natale. È difficile avere un mutuo, è difficile mettere su famiglia, è difficile mantenere i figli all'università, perché una volta che sei sbarcato tu non sei più retribuito. E poi ci sono dei sistemi, chiaramente, che ce lo diciamo, mette sotto cassa marittima, che non è più come una volta, perché ora chiaramente con le speculazioni che sono state anche su questo fattore ci sono state le strette. E quindi non ti rimane altro che la NASPI, la mini ASPI, prendere pochi soldi per poter campare. Torre del Greco, me lo dite voi, sono napoletano, voi siete torresi, è il serbatoio più grande d'Italia, forse d'Europa, non lo so, correggetemi, di lavoratori marittimi, dove ci sono state diciamo battaglie grosse come la battaglia del 1959, no? C'è stata la prima grande rivolta dei marittimi. Però in questo momento, con la parcellizzazione, no, delle società di navigazione, parliamo delle società di Stato, parliamo della Tirrenia, della Toremar, della Saremar, che sono state privatizzate. Queste società, diciamo, molte sono praticamente fallite, come la Saremar, come la Siremar, e gli armatori privati hanno preso i fondi dello Stato, della convenzione che avevano con lo Stato, e ci sono, il caso esemplare è quello della Siremar, che è stata divisa in mezzi veloci e in mezzi navali, in navi, in traghetti, per l'intera isola, sempre delle isole siciliane. E abbiamo visto insomma quello che è successo, no? Scandali, soldi dati a politici e quindi diciamo lo svuotamento, no, dei poteri di questa società. Sempre per i marittimi, c'è stato anche l'intervento del comandante Raimondo Dare, ex della Tirrenia Navigazione e attualmente formatore in un centro per specializzazione corsi per i marittimi e candidato al Senato, per il 4 marzo. E quindi ho dedicato, io sono onorato di essere stato 35 anni in Tirrenia, perché la Tirrenia mi ha cresciuto, mi ha formato, mi ha fatto uomo e mi ha dato grande soddisfazione. Ho dato il mio, quello che dovevo dare, la scuola di Salerno, centro nautico di Salerno, in effetti. E quindi so, ma non per necessità, punto per passione, per trasmettere quello che ho ricevuto in tanti anni di esperienza alle nuove linee. E vi posso dire, in tutta onestà, con la coscienza che mi piange, che i tempi ormai siamo alla fine della corsa, di qualsiasi corsa. Nel campo sociale, che a terra io sento voi
che respirate aree di scuola, aree del sociale, del lavoro di tempo. Sono cose che a noi non sono sconosciute, però tutte queste cose negative si trasmettono sul mare. È il mare che era una fonte di ripiego, di lavoro per tutti quei giovani che sono l'Italia. La mia professoressa di geografia mi diceva che una penisola si protrae nel mare, ma vi posso assicurare, con tanti chilometri di costa, in Italia quasi nessuno capisce niente di mare. Comunque, cosa voglio dire? Hanno distrutto quello che sono gli istituti nautici. Già dal 2003, con la legge, come si chiama, Moratti, gli istituti a indirizzo nautico sono stati convertiti a istituti di indirizzo industriale. Vale a dire che avevano i ragazzi che andavano all'istituto, ma potevano avere la stessa cosa di un'istruzione di guida alpina, orologiale, la stessa cosa.